Buongiorno e benvenuti sul canale a questo nuovo video. Siamo alla Bossola di Netro, quindi siamo nella zona di Graglia, nel Biellese. Questo è il nostro giro di oggi, siamo qui alla Bossola, facciamo questa strada, andiamo al Rock delle Fate, all'Alpone, per poi andare all'Alpe Cavanna a 1451. Al ritorno magari valutiamo di fare questa variante per fare una sorta di anello. Come c'è sempre Francesca, andiamo di qua. Questa è la famosa pietra Pacman del Biellese, l'Alpetto. La prima qui l'Alpetto, là dietro l'Alpe Grè, dobbiamo fare tutto quel traverso e là in fondo il Monviso, eccolo là, quello è il Monviso. Purtroppo la giornata non è delle migliori, un po' velata, perché qui c'è una bellissima panoramica su tutta la piana del Biellese.
vista dell'Alpe Cavanna. Siamo a circa 1500 qualcosa di altitudine. Siamo sotto il versante del Mont Barone. Infatti quella stella là in alto dovrebbe essere la stella del Mont Barone. Siamo nel comune di Donato. E siamo nell'alta Valle Elbo. Nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento fino agli anni 50, qui abitavano molte famiglie di artigiani e quindi era un bel villaggio vissuto. Tutti gli alpeggi intorno, anche molto bello qua, panoramica.
Dopo essere passati dall'Alpe Cavanna, che è là sotto, abbiamo deciso di proseguire ancora un attimo per raggiungere questo punto panoramico dove c'è questa stele. Là sotto vediamo Biellese e invece là sopra il Mombarone, là sopra. Troppa giornata, non è delle migliori. Là sotto abbiamo il lago di Vivarone, è piuttosto c'è troppa foschia, non si vede bene. Vari alpeggi, tutti vari alpeggi, e là, come dicevo, il Mombarone, eccolo là sopra. Guarda che bello qua. Siamo a 1620 di altitudine. Ecco, lì c'è un altro alpeggio che adesso andiamo a visitare. Francesca sta arrivando. Siamo arrivati a quella che dovrebbe essere l'Alpe Giassit. Giassit. Alpe Giassit. Organizzazione totale, panni stesi e cucina da campo. Cos'è che abbiamo oggi? Minestra di verdure e farro a 1600 rotti metri. Pezzo di formaggio, caffè, grappino e via. Come si dice, la buca la mia straca, se la sa mia da vaca. Torniamo verso la bossola, riprendiamo il cammino, torniamo giù. Ci siamo arrivati al punto di ritorno, la bossola di Netro. Allora, circa 13 km con un dislivello bene o male di meno di 800 metri e via. Siamo andati ancora alla scoperta delle valli del Biellese, eravamo in Valle Elbo e abbiamo fatto qualche variazione sul tema e boh, siamo tornati. Siamo andati, volevamo andare all'Alpe Cavanna, abbiamo continuato un attimino, siamo andati a mangiare all'Alpe. Giassit. Abbiamo mangiato l'Alpe Giassit. Alla prossima avventura da Max e Franci. Salute.